ti metterai in viaggio per Itaca. Devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni, i ciclopi o la furia di Nettuno non temere, non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e in lestrigoni, non certo, né l'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando li porti. Finalmente e con gioia toccherai terra. Tu per la prima volta, negli empori fenici, indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina. Anche profumi penetranti di ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio tu metta piede sull'isola, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto savio, con tutta la tua esperienza addosso, già, tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.